fuori! Anni 60. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza Lui neppure una delle cose create è stata fatta. In Lui era la vita. E la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. La più grande storia mai raccontata. La più grande storia mai raccontata, The Greatest Story Ever Told, è un film del 1965 diretto da George Stevens in Technicolor. Il film ricalca la vita di Gesù, fedele alla narrazione dei quattro Vangeli, ed inizia con l'arrivo dei Magi. Poi continua con l'ira di Erode il Grande, l'adorazione dei Magi nella grotta di Betlemme, la strage degli innocenti, la fuga in Egitto, le rivolte dei giudei in Gerusalemme dopo la morte di Erode, represse nel sangue dalle legioni romane, il battesimo di Gesù nel fiume Giordano, i discepoli, la predicazione e i miracoli, la morte di Giovanni Battista, la resurrezione di Lazzaro, l'entrata trionfale a Gerusalemme di Gesù, la cacciata dei mercanti dal Tempio, l'ultima cena, il tradimento di Giuda Iscariota, la preghiera all'orto del Getsemani, l'arresto, il processo dinanzi Caifa, Ponzio Pilato ed Erode Antipa, la via al Calvario, la crocifissione insieme ai due ladroni, la deposizione del sepolcro ed infine l'annuncio del risorto agli apostoli. Che è successo? Visto? Gesù di Nazareth. L'ho visto con i miei occhi. Lazzaro era morto. E ora è vivo. Thank you.
E adesso vedo! Chi ha fatto questo? L'uomo chiamato Gesù! Sono felice, zia, tanto. Tancredi è proprio un amore. E anche lei è un amore, lo sa. Meno male che Tancredi non sente quello che dice. Dico davvero, zia, so di doverle tutto. Anche Tancredi le devo. Perché se lei non avesse voluto, certamente finiva che... Finiva che Tancredi ti avrebbe sposato lo stesso. Eri tutta a te sola. No, non è vero. Sì, è vero, Angelica. Nessun Tancredi avrebbe resistito alla tua bellezza. Storie. Cascina San Michele, un borgo dimenticato, torna in vita grazie alla meditazione e alle attività per i bambini. Siamo nati circa 12 anni fa, spiega Giovanni Capuzzo, il presidente dell'associazione Ezechiele 36, come evoluzione concreta di un gruppo di meditazione. Ci siamo chiesti come mettere in pratica i valori che ci accomunano e così abbiamo iniziato a rimettere a coltura tutta una serie di terreni abbandonati della Val di Vara. E oggi siamo riusciti a ridare vita a un borgo totalmente disabitato. Il borgo recuperato di cui parla Giovanni è Cascina San Michele, a Maissana, diventato una comunità dove lui vive con la sua famiglia e altre persone, stanziali o di passaggio, tra cui Romeo, un ragazzo che ha appena ricevuto lo status di rifugiato politico che lavora alla Spezia, in attesa di ricongiungersi con la sua famiglia. In Cascina, dove si accolgono persone in ricerca interiore o in difficoltà economica, si coltivano ortaggi e cereali e ci si dedica ai lavori manuali di autoproduzione e di ristrutturazione. Abbiamo un forno a legna, facciamo il pane con il lievito madre, con la farina che maciniamo, che un tempo vendevamo anche. Ma ora abbiamo deciso di optare per un approccio di sussistenza a favore della comunità che abita il borgo. Nel 2017 abbiamo creato Abracadabra, un piccolo centro per bambini e bambine fino a 3 anni, realizzato grazie al finanziamento della Fondazione Cari Spezia, nell'ambito del progetto FARRE, Famiglie in Rete. Uno spazio dove i genitori potevano lasciare i propri figli anche solo per poche ore al giorno, che è riuscito a nutrire una ricca rete di famiglie nel territorio dell'Alta Valle.
Dopo il primo anno scolastico 2017-2018, completamente gratuito, il servizio è rimasto a disposizione per bambini dai 16 ai 36 mesi e ha ottenuto anche l'accredito della Regione Liguria. Molto apprezzata dai genitori e dai nonni è stata l'offerta pedagogica eterogenea, che includeva attività di lettura, giardinaggio, musica, pittura, drammaterapia, giochi, psicomotricità e cucina. È stato un servizio unico nel suo genere nell'Alta Valle, area geografica dove le distanze sono ampie e le famiglie con bambini piccoli sono a forte rischio isolamento. In questi 2 anni di attività, però, si sono creati legami duraturi che vivono ancora oggi, anche al di fuori di Abracadabra. E questo non può che rendere tutti noi molto orgogliosi. Il lockdown, la mancanza di bambini e le mutate esigenze sia delle famiglie che delle educatrici, però, hanno fatto sì che purtroppo il progetto si concludesse dopo la sospensione dovuta alla quarantena. Il solo vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di terre nuove, ma nell'avere occhi nuovi. Proust. Valentina Damora, 1 ottobre 2020, italiachecambia.org. Siete un sognatore. Guardate fuori. Cosa vedete? Vedo torri, palazzi, vedo campanili, vedo la civiltà. E vedo guglie che si stagliano alte nel cielo. Vite spericolate, Doris Duranti. Doris Duranti, nata Dora Durante 1917-1995, è stata un'attrice italiana, una delle dive di spicco del cinema italiano durante il ventennio fascista. Guardavo lo cielo, nell'aria un bello stornello. Arriva la negra Tomasa, c'è un putracco e meloni. Prendo aliena sbagliata, mi trovo davanti a Leone. Fu anche celebre per la sua rivalità con Clara Calamai. Facendo un grande bordello e lo stornello africano faceva proprio così. Iniziò la sua carriera giovanissima, già dal suo primo arrivo a Roma, presso suo cugino Lorenzo, con alcune apparizioni minori e lavorando come comparsa in Vivere, 1937, di Guido Brignone e in La gondola delle chimere, di Augusto Genina. Una
Molto importante per la sua carriera fu l'agente cinematografico Eugenio Fontana, che ne curò per molti anni i rapporti con produttori e registi. Arriva la negra Tomasa, rinciamo tra croce e melone, riprendogli nel pagliava, ancora sto leone. Lo stregoni ballava facendo un grande bordello e lo stornello africano faceva proprio così. Tra le sue più riuscite interpretazioni vanno inoltre ricordate Cavalleria Rusticana e Carmela. In quest'ultimo film Doris Duranti si mostrò a seno nudo, fatto che diede vita ad una celebre querelle con l'altra grande diva del cinema italiano di quegli anni, Clara Calamai, apparsa in una scena analoga nel film La cena delle beffe. La Duranti teneva a dire che il mio fu il primo seno nudo ripreso all'impiedi, apparve eretto come era di natura, orgoglioso, senza trucchi. Invece la Calamai si fece riprendere sdraiata, che non è una differenza da poco. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla Calamai, la prima a mostrare il seno nudo nella storia del cinema italiano fu Vittoria Carpi nel film La corona di ferro di Alessandro Blasetti. Divenuta l'attrice più ammirata e pagata durante il regime fascista, nel 1940 la Duranti conobbe il gerarca toscano Alessandro Pavolini, ministro della cultura popolare, e presto gli si legò sentimentalmente. La relazione fu in primo momento osteggiata, ma poi tollerata da Mussolini, che pare fosse rimasto colpito positivamente dalla Duranti nel film Il re si diverte. Amica di Galeazzo Ciano, livornese come lei, assistette impotente alla sua tragica fine, avvenuta anche per mano del suo compagno Pavolini. Straziata da questi dolori interni che la toccavano nel privato, cercò di tutelare i propri familiari a Roma, in Sabina e a Livorno, ma non riuscì ad evitare l'occupazione nazista delle case in cui risiedevano, con la drammatica conseguenza del loro sfollamento, esponendoli a grandi rischi con conseguenze spesso fatali. La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 1976 nel film Divina Creatura, diretto da Giuseppe Patroni Griffi e interpretato accanto a Laura Antonelli. La Duranti pubblicò nel 1987 un libro di memorie, Il romanzo della mia vita. Questa autobiografia è diventata poi una fiction televisiva trasmessa da Rai 1 nel 1991 con il titolo Doris, una diva di regime, con la regia di Alfredo Giannetti e con Eli De Melli nel ruolo della protagonista. Per quanto voi possiate vivere, Sanchez,
è una cosa che non cambierà mai tra noi due. Io ce l'ho fatta. Anni 70. Africa Express è un film del 1975 diretto da Michele Lupo. Il giovane americano John Baxter fa il trasportatore di merci in Africa. Il suo unico amico è uno scimpanzé molto intelligente e il suo sogno è quello di fare in fretta un po' di soldi per tornare a Detroit, nel Michigan, e comprare un distributore di benzina. Tutti deficienti. Ma il destino gli fa incontrare Magdalene Cooper, spia britannica alla ricerca di Robert Preston, e la sua vita fatalmente si complica. Da, sentine, se la mia scimmia fosse capace di comunicare a gesti i punti del poker, beh, non avrei più bisogno di lavorare, no? L'ho visto anch'io. Ha parlato occhio di lince. Su, dai, provaci tu a segnalarmi due coppie al capo. Il vostro viaggio sarà completamente indolore. Ve lo faremo fare sotto anestesia. Sta a sentire. Interpreti: Giuliano Gemma, Ursula Andres, Jack Palas, Giuseppe Maffioli, Luciano Turina. Paese: Italia, Germania. Signori lavoratori, operai, compagni, signori compagni, insomma non lo so. Ma Piatra, vieni qua, vieni a parlare al microfono. Vieni al microfono. Vieni qua. Parla, parla un momento solo. Lo studente lì fuori ha detto che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Questo pro forma. Allora io dico, cioè che ci siamo? Perché non lo raddoppiamo questo? E così da questo inferno, sempre senza staccare, passiamo direttamente a quell'altro inferno che t'ha le distese, eh? Sentimi bene, Max, te che adesso parli tanto, ma dov'è che eri? Quando noi altri, coi compagni del sindacato, abbiamo fondato il sindacato qua della fabbrica, della PA, dov'è che eri, eh? Rispondi! E dov'è che ero? Dov'è che ero? Facevo il cottimista! Seguivo la politica dei sindacati! Lavoravo per la produttività, incrementavo. I fantasmi di pietra, Mauro Corona.
Con I fantasmi di pietra, Mauro Corona ha scritto l'antologia di Spoon River di un paese perduto chiamato Erto. Erto, un paese abbandonato, silenzioso, fermato in un'istantanea il giorno 9 ottobre 1963, quando il fianco del Monte Toc precipitò nell'invaso del Vajont. Eppure quelle case, quelle cucine, quelle stalle, di cui restano solo i muri insidiati dall'abbraccio delle edere e delle ortiche, sono ancora abitate. In fondo c'è la casa abbandonata con lo spezzone di altalena che pende dal ramo del melo. Se c'era altalena, c'erano bambini. Li ricordo, 5, se ne andarono dopo il Vajont. Non sono tornati, non l'ho più visti. Il ramo del melo è cresciuto. In 40 anni un albero mette polpa. Si è tirato dentro il filo d'acciaio. Il legno gli è cresciuto attorno. Si è mangiato il cavo come per non lasciarlo andar via. Forse aspetta quei bambini ormai adulti per mostrare loro la vecchia altalena sulla quale si dondolavano. Fa male al melo il braccialetto d'acciaio, ma non lo molla. Aspetta che qualcuno torni. Vorrebbe rivedere quei bambini. Se non tutti, almeno uno, il più piccolo. Molto orgoglioso gli dirà: vedi, sono stato fedele, ho tenuto da conto la vostra altalena, non l'ho lasciata cadere. È un bel ricordo conservare l'altalena. Tornate ogni tanto a trovarmi. La nostalgia, la memoria percorrono quelle 4 stagioni di Erto e la rabbia e la tristezza per quello che accadde il 9 novembre 1963. La natura avverte sempre gli uomini quando compiono errori. Anche il Tocca aveva mandato segnali prima di crollare nella diga. Gli uomini non vollero ascoltare. Furono arroganti. Credevano di sapere tutto. Si erano messi sopra Dio. Nemmeno oggi sono cambiati. Vogliono domare, imbrigliare, piegare la natura, piegare Dio.